Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono andato a vederla con un mio amico al bar, la partita tra Brescia e Parma, finita 2-0 con le perle di Bernabé e Manna, anche oggi decisivi. Manna ha fatto anche l'assist. Cosa dire, l'ennesima formazione indecente di Pecchia che ha cambiato praticamente tre quarti di formazione per l'ennesima volta. Molto senso, essendo che poi c'è la pausa. E comunque, nonostante questo, meno male che uno dei pochi titolari che sono rimasti, cioè Mane e Bernabé, hanno poi deciso la partita, perché questa secondo me è più una vittoria dei singoli, perché senza le giocate fenomenali di Bernabé e Mane, questa gara qua non so se fosse, sarebbe stata poi così facile come è stata nel secondo tempo. Poi i cambi senza senso di Pecchia per l'ennesima volta. Mann stava praticamente giocando da solo contro tutti, l'ha dovuto cambiare per qualche strano motivo. È uscito Mann e il Brescia ha cominciato ad attaccare. Poi fortunatamente ha fatto poco o nulla, a parte un tiro di Baghera, se non sbaglio, Paghera, non so come mi ricordo come si chiami. Però cambi un po' senza senso, anche perché ha dovuto tenere Hernani, che ha fatto letteralmente schifo anche oggi. Togliere Cyprien doveva essere il Contaro, ma vabbè, ormai Pecchia non mi stupisce più, cioè dovrei stare io tranquillo, ormai calmarmi, perché tanto sarà sempre così fino alla fine. Finché rimane a Parma, purtroppo vedrò queste cose qui. Comunque, nel complesso, vittoria meritata, però appunto trascinati dai singoli, perché se non la sbloccavi in quel modo subito sul 2-0, non lo so se questa gara qua l'avremmo vinta così agevolmente. Abbiamo gestito comunque poi il vantaggio del 2-0 abbastanza bene. Secondo me forse più per demeriti del Brescia che per meriti nostri, intendo la gestione della partita, però alla fine comunque, nonostante Cicci Zola abbia provato più volte a far pareggiare il Brescia, alla fine abbiamo mantenuto il doppio vantaggio. Vittoria fondamentale, perché la Venezia si è fermata ancora. Cremonese dobbiamo vedere stasera se col Palermo riuscirà a vincere. Il Como si è avvicinato al Venezia, loro sono a pari punti. Nel caso anche dovesse vincere la Cremonese, sarebbe un bel terzetto, 35 punti, e avremo comunque 6 punti di differenza dal terzo posto, che non sono tanti, ma non sono neanche pochi. Comunque abbiamo chiuso l'anno nel migliore dei modi. Adesso, il giorno di ritorno, guardatevi un po' l'inizio del giorno di ritorno, perché è pieno di partite molto molto complicate, tra cui il Venezia, forse anche il Como, non vorrei dire una boiata. Comunque abbiamo anche la Samp, il Modena, tutti di fila, insomma sarà dura. E il giorno di ritorno in Serie B cambia completamente gli equilibri, sia il mercato sia magari le squadre che hanno fatto male si svegliano, le squadre che hanno fatto bene invece crollano. Attenzione, rimanere sempre sul pezzo e continuare questa avanzata. Un saluto, al prossimo video, ciao.